col minimo sindacale, diciamo, risultato prezioso, non ha rubato nulla a Mezzano, ha controllato tanti tratti della partita, soprattutto con l'esperienza e con un'età media superiore, anche quello conta. Un gol di Casolla, una zampata, poteva fare di più per essere veramente più sicuro. Lei, ho visto, avrà studiato benissimo il piedi, perché abbiamo visto delle soluzioni che hanno contrastato col pressing e con gli spazi corti. Questa squadra giovanissima, le squadre giovani si attaccano così. Ecco, dove è soddisfatto e dove avrebbe voluto qualcosa di più? In primis, buonasera a tutti. Non è poca cosa venire a vincere a Chieti. Qua è un ambiente meraviglioso, un ambiente di calcio, un ambiente dove si respira aria importante. Per noi era una partita molto importante, anche perché domenica scorsa avevamo affrontato, giocando molto bene, il derby contro la Vastese, avevamo dilapidato due punti per un piccolo episodio. In questo campionato gli episodi fanno la differenza. Siamo scesi in campo con grande personalità, siamo scesi in campo con grande voglia di riprenderci quello che avevamo perso. Abbiamo fatto i primi 20-25 minuti da grande squadra, abbiamo creato tre grandi palle gol e poi ne abbiamo segnata una. Quindi è chiaro che poi dopo può uscire una squadra che ha valore come il Chieti, perché non c'entra niente la carta d'identità, assolutissimamente. Se hai giocatori giovani bravi, non c'entra nulla la carta d'identità. Poi le letture, poi gli ultimi minuti, una squadra esperta la sa gestire meglio. E quindi noi oggi, io ho fatto i complimenti alla mia squadra, ma abbiamo sofferto fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo, perché poteva nascere l'episodio, perché gli ultimi minuti il Chieti alla disperata, perché non ha costruito un'azione gol su palla in movimento, il mio portiere non ha fatto una parata su palla in movimento, mentre è stato molto bravo su palle sporche, perché arrivavano traversoni dentro, noi l'avevamo preparata, siamo fisici, abbiamo dei colpitori di testa e sapevamo benissimo che loro avevano dei giocatori di qualità e abbiamo contrastato. Partiamo da un presupposto che l'umiltà, la determinazione, la ferocia tattica e la saggezza tattica in questo girone fanno la differenza, è un girone equilibratissimo. Quindi io oggi sono orgoglioso di questo gruppo. Noi abbiamo l'obiettivo della salvezza, non è retorica, e sappiamo benissimo che la Serie D si vive di alti e di bassi. Noi in questo momento stiamo facendo solo alti, i nostri tifosi sognano, è giusto che devono sognare, anche oggi sono venuti in tanti, ci fa enormemente piacere, ma io, il mio credo è pane, lavoro e umiltà, perché so che arriveranno i momenti difficili e magari noi ci troveremo in una posizione lontano dalle zone minate e li possiamo tranquillamente superare con molta serenità. Ecco mister, forse è proprio quello, bisogna saper chiudere le partite, magari se una Mezzano riesce a fare questo piccolo step in avanti, la Mezzano può trovare sempre le soddisfazioni, perché lei non ha... sempre poi si incontra una squadra che ha difficoltà a fare gol. Lei ha perfettamente, noi un po' perché per caratteristica, un po' perché è un momento che va così, non riusciamo a chiudere le partite nonostante io un parco attaccanti fortissimo. Quindi non mi nascondo, le partite le vinco anche soffrendo, benissimo, il calcio è questo qua, arriverà il momento che magari i miei attaccanti sono più fortunati, perché oggi anche il portiere è stato molto bravo in un paio di grosse parate, soprattutto su Dos Santos. Quindi ripeto, vincere qua è qualcosa di bello, è qualcosa di importante, noi siamo soddisfattissimi. Un pubblico meraviglioso, quindi penso che questa Serie D, quando si incontrano partite di questo calibro o si va in piazze di questo tipo, veramente è bello giocare davanti a tanto pubblico.